quando me lo do? Veramente, promettetemi che non direte mai più bugie, perché mi vuole che il cretino del nipote assuntivo si chi ha detto e te no, che nelle sì che succede, che quella detto no, che Marconi, che succede? Qua più tardi vedo tutte le signorine, per un signore e arcare le confette a tutte qua. E la nonna ha detto, no cazzo, allora fermiamoci, ci vuoi morire, ma non farmi male, eh no, le confette, ma non allora. La vecchia dopo che succede? Tu quando gli metti a credere una cosa? Quella poverina quando era ragazzina si va il coi convinto solo dei matrimoni dall'andere quando gli mettevano gli sposi, zitta e pulizia. Perché si mangiava l'ufficio, si mangiava il convinto. E quindi gli si è messo il chiodo dei confetti alla vecchia. E tutte le sere allo nipote dice quanti ci viene a piare i convinti? E dice, un'altra sera, no, un'altra sera. Quando dovevano tornare a casa, a passima, dico, no, no, facevano bugie. Insomma, non bisogna dire le bugie. E sta vecchia, mi si è messo un chiodo, una sera, che ha fatto? D'estate, aspettate che si è dormito tutta la famiglia, si è fatto due conti, e non ci vai pulire. Si è messo il vestito più bello che aveva, corto, c'era sette palme di sottane sotto, però bel vestito corto, la borsa perché entra i signorini e tutta la borsa perché i convetti che non ha freghe, perciò si ha messo il convetto, cioè la borsa e ha tagliato campagna campagna, ho capito, scendeva da verso il cimitero, ha tagliato a diritto e si è trovato a mezzo alla pianeta di pescare, esattamente al centro c'erano tre signorine a sinistra e tre signorine a destra e se la ridici. Tu immagini a quell'età la comparsa, tutte le signorine si dicono, è lei, lui e non lei. E tu, ma lei che è venuta a fare? Ah, quelli che è venuto a fare pure voi. Ma è sicuro, certo che sono sicuri, signori, fino a modo si chiama solo tu, stasera tocca a me, quindi primi di te stasera. Quando arriva lo signore, non lo so, stiamo aspettando un po'. Ma la fortuna di quella sera, qual è stata? Che hanno fatto una retata, la pulizia di pescare, si è deciso, ha fatto una retata, ha acchiappato tutte le signorine che lavorano. E c'è capitato pure. Sassuolo, 88 anni. La fortuna nostra che c'avevo un maresciallo, mio cognato, suo ritorno, si chiama Mattioli, mi telefonò perché la vecchia, la prima cosa che ha detto, mi ha detto, non mi ha detto, oh, l'isola si rinduce. Bella figura, io subito mi ha chiamato alle 3 la notte, mi ha detto, senti, puoi passare un attimo, ma che succede? Di qua dopo te lo spieghiamo. Non c'erano i cellulari, ma mi ha chiamato la casa, mi vado preoccupatissimo. Arrivo là, la vecchia questura di pescare chiudeva la porta che si entrava proprio, c'era la sala d'attesa, la porta, e c'era sto vetro opaco dove tu non vedevi le figure, però le ombre si capivano e si sentivano le voci. E là io ho visto attraverso sto vetro opaco, ho visto una faccia illuminata dalla baggiore, come si usava una volta, un maresciallo in piedi che faceva così, e la vecchia che si è conosciuta la voce a spugnare, lei che cosa ci faceva di notte in quel posto? Ah, quel che ci faceva tutti qui? Il maresciallo sconvolto, ma a questa età, se me li posso acciaccare, me li giungo!